Volta che a Pisa viene fatto un convegno di questo tipo, di solito le associazioni di volontariato e le aziende ospedaliere universitarie viaggiano in modo parallelo. Noi vorremmo provare a fare un proficuo scambio di esperienze e nella seconda parte della giornata, grazie ad un giornalista, il dottor Forbice, di cui non vi dico niente perché tanto penso che sia da tutti ampiamente conosciuto, proveremo a capire come queste esperienze possono essere comunicate ai pazienti. Ringrazio ovviamente la Scuola Normale e il professor Beltram che ci ospita ed è il nostro partner ormai da diversi anni per il nastro rosa. E prima di lasciarvi vorrei soltanto dire due parole sul perché del titolo del convegno, Io sarò con te. E per questo vorrei appunto qui accanto a me il professor Beltram perché il titolo lo riguarda personalmente. Deriva da un'esperienza personale, qualche tempo fa ho conosciuto un allievo della Scuola Normale. Un ragazzo che era in procinto di lasciare la scuola per andare a cercare il suo posto nel mondo. Sapete che la Scuola Normale, dall'idea che mi sono fatta io ormai frequentandola, è un posto abbastanza protetto, una grande famiglia in cui i ragazzi hanno scambi molto agevoli con i docenti, c'è un bellissimo rapporto di amicizia. Però arriva un momento nella vita, arriva per tutti, in cui i ragazzi devono andare a cercare il loro spazio. La preoccupazione di questo ragazzo era quella ovviamente del suo futuro e soprattutto la paura di perdere la protezione che aveva all'interno della scuola. Penso che sia un pochino la paura di tutti noi quando ci troviamo ad affrontare un momento, una situazione difficile e quindi anche una patologia oncologica. A questo ragazzo io ho chiesto che cosa vorresti che ti dicesse al momento del saluto il professor Beltram? Perché se non sbaglio era uno dei suoi allievi, oppure un ragazzo che era molto in contatto con lui, per incoraggiarti. E lui mi rispose una cosa che penso mi ricorderò per sempre. Ovviamente il professore non mi può dire ce la farai sicuramente, troverai il tuo spazio, riuscirai a realizzarti, però mi potrà dire io ci sarò. Ecco, questo io ci sarò, secondo me, è il messaggio più bello che la Scuola Normale e la LILT di Pisa può mandare a tutti i nostri pazienti. Grazie e lascio la parola al professor Beltram.